modalità trail. Vediamo, adesso andiamo a fare un sentiero che è un po' più roccioso, così l'hanno definito. Adesso ho girato su un sentiero che è fondamentalmente bike park. Diciamo che qui è abbastanza rocciosa, scivolosa, però il numero 28 non gonfiatissime, diciamo che aiutano. Adesso sono a 1,3, forse no, qualcosa di meno. Allora, finito questo breve assaggio della nuova Turbolivo Carbon, questa è la Comp. Allora, come è allestita? Telaio, fibra di carbonio, carro in lega leggera, in alluminio. Qui abbiamo il nuovo, anche se non si vede molto, abbiamo il nuovo supporto per il motore che integra anche lo spazio per alloggiamento per il pivot principale. Qui c'è il telecomando, la cui ergonomia è molto buona, si riesce ad azionare facilmente. Qui sotto c'è il tasto walk che serve per attivare il supporto diciamo nella camminata. Anche questo, diciamo, funziona come ci si aspetta. Le prime sensazioni di guida con questa bici sono positive. Quello che diciamo colpisce è che il telaio è più rigido grazie al carbonio. La cosa più interessante del triangolo anteriore in carbonio è il fatto che le reazioni che dà sono molto più filtrate, come ci si aspetterebbe che fosse da un telaio con fibra di carbonio. Gomme da 2,8. Questo è un altro aspetto molto positivo della nuova Turbolivo. Queste sono le gomme Butcher con mescola Krypton. E l'aderenza è molto migliorata rispetto alle gomme della Turbolivo della precedente edizione, quelle da 3. Anche davanti abbiamo le Butcher, sempre con mescola Krypton. Il feeling nel complesso è migliorato molto. Adesso proseguiamo la parte di test con altre bici.